Buon pomeriggio a voi. Ebbene sì, mi dispiace doverlo dire, ma ritengo davvero che le donne in politica, e parlo della politica italiana, siano davvero una grandissima delusione. Questo è almeno il giudizio che io ne traggo rispetto a tutti gli avvenimenti che si sono succeduti negli ultimi mesi. Rispetto a quelle che le do, a quello che le donne non hanno saputo mettere in mostra, anche ricoprendo ruoli estremamente importanti. Quindi è una situazione che abbiamo tutti quanti davanti e agli occhi. E tra l'altro, al di là del fatto di essersi dimostrate più volte non all'altezza di ricoprire i vari ruoli che a loro sono state assegnate, ultimamente anche di dubbia moralità, e mi riferisco soprattutto al caso che è venuto fuori a proposito di Beppe Grillo. Ora, io credo che sulle esternazioni di Beppe Grillo non ci sono né se né ma. Va condannato per due motivi. Uno politico, perché lui ha sfruttato e sfrutta la sua situazione, il fatto di essere leader del partito di maggioranza relativa in Parlamento, e l'altro come uomo, come educatore anche, oserei quasi dire. Quindi dal punto di vista anche morale e il suo atteggiamento anche nei confronti della presunta vittima, questa ragazza, inaccettabile. E quindi per questi due motivi io mi sarei aspettato da parte delle donne, in particolare, una presa di posizione molto netta contro Beppe Grillo. Cosa che è avvenuta in maniera molto molto parziale, addirittura in pochissimi casi per quanto riguarda proprio il Movimento 5 Stelle, la cosa assolutamente inaccettabile che ci sono state delle parlamentari dei 5 Stelle che addirittura hanno cercato in qualche modo di giustificare Beppe Grillo quando, ripeto, quello che lui ha detto, sia da un punto di vista politico, ma anche come uomo, non può che essere condannato. A parte poi, non so se avete avuto modo di ascoltare l'intervista fatta a Toninelli, un delirio autentico di questo ex ministro, assolutamente inaccettabile. Ora però rimaniamo alle donne. Ora, un po' meglio, devo dire, per quanto riguarda la condanna da parte delle donne del Partito Democratico e di altre parlamentari. Però, ripeto, la cosa che assolutamente mi fa specie, che dimostra che poi forse purtroppo in politica le donne sono diventate esattamente come gli uomini, che in questa circostanza, quando avrebbero dovuto prendere distanza dal loro leader per una questione, come in passato in politica hanno insegnato gli uomini, invece per un tornaconto personale, o sono state zitte o nella peggior situazione addirittura hanno, non dico difeso, ma trovato delle giustificazioni all'intervento di Beppe Grillo. Ma tra l'altro poi basta andare a vedere queste parlamentari che siedono in questo momento in Parlamento. Cioè, nulla a che vedere con le donne che abbiamo avuto nel passato, no? Adesso, affinché qualcuno non pensi che io sia troppo di parte, vi cito ad esempio Nilde Iotti. E ripeto, questo è al di là delle idee. Le idee non c'entrano in questo caso. È se una donna è all'altezza di ricoprire o meno un ruolo anche per la sua esperienza, per la sua preparazione. Ora, in questo momento, francamente, io ne vedo solamente due. Ma ripeto, non è perché io sono fortemente di parte, poi qualcuno magari potrà citarmene altre, ma io ne vedo solo due in questo momento. Una è Giorgia Meloni, e la seconda è l'avvocatessa Bongiorno. Io vedo solo due donne, ripeto, io sto parlando di persone preparate, di politici e preparati. Anche da un punto di vista, diciamo, del proprio curriculum, dei propri studi, no? Se io mi occupo della giustizia, se mi occupo dei trasporti, se mi occupo della scuola, devo avere un'esperienza, un background da quel punto di vista. Cosa
Cosa che ad esempio, ne cito una, un disastro autentico che è stata la De Micheli, non ha mostrato. Tra l'altro io vi dico una cosa che pochi sanno, lo so perché io provengo da quel mondo, il mondo dello sport professionistico. Io sono stato il team manager della squadra di Serie A di Monza di pallavolo e il presidente di quella federazione è la De Micheli, no? Una persona che non ha un'esperienza nel mondo dello sport o nel mondo della pallavolo. Cosa voglio dire con questo? Spesso ormai anche le donne arrivano a ricoprire dei ruoli non per merito, ma per ragioni politiche, per quasi dei scambi, no, di favori tra i vari partiti. E questa è una cosa brutta, no? Voglio dire, le donne dovrebbero dimostrare di avere nei confronti degli uomini, spesso ce l'hanno anche, una marcia in più. Peccato che realmente quelle che siedono attualmente in Parlamento non lo stanno assolutamente dimostrando, perché basta poi vedere ad esempio anche un soggetto come la Azzolina, cioè assolutamente non in grado di poter ricoprire un ruolo così alto. Attenzione, qui non si sta facendo una critica alla persona o una critica al suo curriculum. Magari per fare il preside, adesso la butto lì, la Azzolina poteva anche andare bene rispetto ai propri studi, alla propria esperienza, ma voi capite che fare il ministro di una repubblica, di un paese come l'Italia, ci vuole ben altro. E anche in passato abbiamo avuto tipo Lorenzin, questi personaggi qui, assolutamente non accettabile. Non è che in questo momento, devo dire, nel mondo maschile vada meglio, nella maniera più assoluta, e l'ho detto più volte, basta prendere uno come Di Maio e insomma ci siamo capiti, no? Come ministro degli esteri, improponibile, nessun altro paese del mondo presenta un ministro degli esteri come l'Italia, e cioè Di Maio. Ma rimanendo alle donne, il grande dispiacere è che le donne in Parlamento non stanno facendo un buon servizio alle donne del paese. Poi ci sono, adesso devo dire, onestamente ripeto, è al di là delle idee, perché poi qualcuno come sempre mi scrive: ah, come hai difeso quella comunista, qui non c'entrano niente le idee, c'entra la preparazione, c'entra il fatto di essere un politico in grado di tenere la scena. Per esempio Cartabia, al ministro della giustizia ci va benissimo, sicuramente una donna con un curriculum importante, sicuramente ha competenze, poi possiamo condividere e non condividere le sue scelte, ma tutte le altre, improponibile per la loro incapacità. La De Micheli proponeva per non prendere il contagio sui mezzi pubblici quando veniva criticata: ma sì, ma basta abbassare i finestrini, capite, d'inverno in certe zone d'Italia con 0 gradi, cioè questa è la follia di questo personaggio, oltre a non essersi assolutamente preparata nell'estate scorsa ad ampliare i trasporti, a fare un piano per quanto riguarda i trasporti che non portassero poi a quello che abbiamo visto che è successo nei mesi, dove i trasporti pubblici e i trasporti non solo pubblici hanno inciso tantissimo nella propagazione del virus. Ecco, questa è la De Micheli, no? Voglio dire, ma alla Azzolina è quella dei banchi a rotelle, per intenderci. È ancora più grave, in fondo, ripeto, questo che succede in questi giorni. Il fatto che non abbiano prese le distanze da Beppe Grillo. Che guardate, giusto un inciso, Beppe Grillo è anche ormai da tempo impresentabile come uomo, no? Come persona, quasi come educatore dei propri figli, oltre ad essere una brutta persona. Perché vedete, il fatto di quello che tu sei lo dimostra il percorso della tua vita, no? Se Beppe Grillo fosse stato un personaggio moralmente integerrimo, una persona molto corretta, e fosse uscito con questo video, uno chiaramente l'avrebbe assolutamente condannato, ma perlomeno avrebbe potuto dire: è andato fuori di testa per questa storia, in passato non ha mai fatto così, non è il suo modo di fare. Ma non è così, perché pochi sanno che lui tanti anni fa ha avuto un episodio che lo ha coinvolto, dove sono morte 3 persone in macchina col suo fuoristrada, ha rischiato di andare in strada che era ghiacciata e in una curva è sbandato, la macchina si è capotata e queste 3 persone ci hanno rimesso la vita. Ora, per carità, non è quello il punto che io voglio sottolineare, per carità, ma è un altro il punto. Allora, la figlia di questa coppia
avevano due figli, uno appunto purtroppo è morto anche lui, la figlia era rimasta a casa, non era andata coi genitori. E la figlia racconta anni dopo e in un'intervista sul Corriere che ancora adesso potete trovare che lei più volte ha cercato un contatto con Beppe Grillo e lui l'ha sempre rifiutato. Questo vi dice l'uomo Beppe Grillo e quindi da un uomo così si può solo e si deve solo tenere la distanza. E io concludo dicendo la cosa che però maggiormente ci deve preoccupare in questo paese, che ci sono ancora ad oggi circa 7-8 milioni di italiani disposti a dargli fiducia. Dopo che ha detto il tutto e il contrario di tutto, dopo che è stato un giustizialista e adesso attacca i giudici, ancora oggi ci sono 7-8 milioni di italiani disposti a votarlo. Queste sono le cose che fanno cascare le braccia e che mi fanno dire: è difficile che in questo paese possiamo trovare una via d'uscita. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.